Eccomi qua ragazzi, bentornati qua in questo nuovo video. Come sapete oggi è uscita la patch 1.3 per Farming Simulator 19. Quindi come sempre in questo video vi farò vedere, cerchiamo di capire insieme cosa cambia tra il vecchio aggiornamento e il nuovo aggiornamento. Come sempre cercherò di tradurre le cose meglio che posso, cercando di spiegarvi meglio che posso cosa intende dire quella frase là, anche se a volte è un po' un casino perché diciamo che si spiegano a volte un po' male, ecco, quindi diciamo che sarà un po' difficile, ma comunque voi nei commenti fatemi sapere se avete capito qualcosa anche voi, se ho sbagliato, se è giusto, insomma, collaboriamo insieme, ecco. Come sempre questo video sarà fatto per spiegare un pochettino anche cosa fare in determinati casi, dove installare cose e tutte queste cose qua, insomma, ci sarà un video abbastanza completo su cosa bisogna fare in questi casi qua. Prima cosa da fare bisogna andare nel sito ufficiale, che è questo qua, farmingsimulator.com. Come potete vedere qui all'interno ci sono delle mod molto utili, ad esempio questi rimorchi durante, che deve ancora uscire il video, e altre cose, ad esempio trincee, camion e tante altre cose, quindi insomma date un'occhiata, magari trovate qualcosa di utile che possa, diciamo, piacervi. E qua andiamo su update, che è qui in alto, vedete questo qui, e qui c'è la patch 1.3, questa qua praticamente è la parte in cui dovete scaricare l'aggiornamento. Cliccate qua sul download e vi farò questa roba qua, poi vi spiego il resto. Concentriamoci di più su questa cosa qua. Come sempre vi ripeto che chi di voi gioca craccato non può fare questi passaggi qua perché il gioco è stato, diciamo, installato oppure, diciamo, è stato fatto in modo illegale, ecco, quindi non è che funziona come quello vero. Perché quando voi mettete la seriale, il gioco tramite internet verifica che la seriale sia corrispondente a una persona sola. Quindi in questo caso loro cosa fanno? Bloccano la richiesta di verifica della seriale e quindi il gioco funziona come se fosse stato verificato. Però i file sono diversi, quindi lui non ti rileva il gioco, quindi voi dovete comprarlo. Cioè non costa tantissimo, quindi non fate tanti tirchioni. E soprattutto, ecco, se volete magari diciamo spendere meno soldi, ci sono siti come ad esempio Steam, Origin e basta, perché sono gli unici due siti mi pare che comprino, cioè che possono rendere disponibile l'acquisto di Farming 19 a un prezzo decente. Se poi avete anche Mac potete comprarlo anche lì. E se avete la versione Steam, Origin o Mac, non serve che fate questo passaggio qua, perché lui si aggiorna in automatico e poi c'è anche scritto, vedete? Please nota che questo aggiornamento, vabbè, insomma una roba del genere, una nota, questo aggiornamento non può essere fatto da chi possiede il gioco su Steam o su Mac, ma la versione verrà aggiornata automaticamente, quindi non serve neanche che faccia tutto questo roba qua. Tutto quanto da solo, dopodiché siete a posto. Come sempre assicuratevi che anche il vostro server, se avete un server dedicato, sia aggiornato alla patch 1.3, ma il server lo fa in automatico, e che il vostro amico abbia la stessa patch, altrimenti non potete fare una benamata minchia. Andiamo qua sul changelog così vediamo un attimino cosa cambia. Allora, qua ti dice che praticamente, come dicevo in un vecchio video mi sembra, quando voi piantate l'erba con la modalità, diciamo, creazione del terreno, l'erba ricresce, non è che resta come prima che viene fatta tutta quanta piatta, ma viene fuori dell'erbetta piccola che sarebbe il primo stadio di crescita. Poi qua c'è scritto che hanno aggiunto il percentuale di rifornimento di attrezzi e veicoli, quindi ottimo, bene, finalmente. Aggiunto il nome delle, diciamo, dei semi, fertilizzante, colture nel rimorchi e palle dei veicoli, quindi praticamente era la mod che vedevate nel mio video e quelli di Marco. È stato messo praticamente insieme al gioco base, quindi ottimo, finalmente una roba decente, perché non si mai capire, ad esempio c'era casino tra paglia, erba e fieno, non si capire qual era il disegnino giusto, mentre in questo caso finalmente possiamo distinguere le cose, perché fare delle icone colorate no, troppo difficile, fare delle icone che diventi difficile da capire, quello sì, cioè proprio boh. Attimo che traduco perché ci sono alcune cose che non ho capito cosa intende, anche se in verità il traduttore fa più castronate che resto. Insomma, ha aggiunto vabbè, roba per volante e joystick, teoria forse ha aggiunto altre cose per magari, non so, tasti e altre robe. Nuovo controllo di sensibilità dello sterzo analogico di gamepad, bene, ottimo. Cioè, praticamente una nuova funzione per controllare la sensibilità dello sterzo nel gamepad. Sotto premio di desincronizzazione delle balle in multiplayer, questo non ho capito, forse intende magari, intende che forse le balle a volte si trovavano magari, non so, sospese nell'aria oppure collisionano da una parte e la balla vince dall'altra. Poi le balle acquistate che deponevano sotto la mappa. Addirittura? Ma visto solo qua delle balle che erano sotto la mappa? Boh, va bene. Sì, questo avete segnalato anche voi che c'era un problema, che poche parole il VGA ti segnava un prezzo. Tu stavi a scaricare perché ti pagava meno di quello che era stato segnato nella lista
degli scarichi là, insomma dei prezzi nei punti di scarico. Quindi questa roba è vera, finalmente hanno sistemato. Come sempre ricordo che BGA vende tutto quanto a fine giornata, quindi voi a fine giornata avete quello che, cioè avete indietro quello che avete buttato dentro. Se buttate dentro 50.000 litri di insilato, pagati non so 100.000 euro, a fine giornata vengono fuori 100.000 euro di roba ricevuta. Ecco, ha risolto i vari errori LUE nei server dedicati, questo non lo so, non mi ricordo questo di aver visto. Problema di blocco con le parti posteriori di Goldoffer, non so cosa intenda, forse intende dire che magari roba messa dentro, roba messa sopra il pianale si incasinavano su. Alt tab con rota con il volante collegato, questo so che Marco quando regolava, cioè usava il volante, no, faceva alt tab e il mezzo partiva per conto suo, però non so se sia quello. Questo qua ha risolto il problema di cui gli animali continuavano a produrre anche se non avevano cibo e acqua. Figo, bello stroke, molto interessante, peccato. E questo qua so che c'erano problemi quando buttavate una balla sulla trincea là sulla mangiatoia delle pecore, spariva nel nulla, quindi forse speriamo che avesse fatto anche questa roba qua. È stato il problema per cui le balle svanivano dopo essere usciti dal treno su un server dedicato, questo mai è successo, non lo so. Qua ti dice che invece quando voi usate la funzione pennello e dipingete in una parte dove avete, non so, dipinto con la terra, mettete la sabbia, non vi costa più niente, quindi voi potete mettere quello che volete dove siete già passati. Questo qua penso intendo con i volanti Fanatec Club Sport e T-Pedals. Tutte problemi legate alla bassa collisione di Ninja Pipe. Ninja Pipe non so cosa sia, sarà forse un rimorchio per trasportare le colture da fuori campo. Su un rimorchio del camion. Risolto un problema che è stato qualsiasi volante a leva del cambio quando si utilizza l'abbellimento del terreno. Questo non ho capito quale sarebbe. Problemi di localizzazione risolti, forse intende male dire che c'erano ad esempio le colonne verdi che indicavano una cosa e poi invece erano spostate, non forse quello. C'è stato un problema per cui il controllo automatico della velocità non funzionava correttamente quando si utilizza il volante e pedali. Sì, è vero, questo qua mi pare abbia avuto anche Marco, che non riusciva a, diciamo, regolare la velocità automatica, sì. Questo mi ricordo detto anche lui, praticamente potevi solamente aumentare la velocità e non diminuire, una roba del genere. Il problema della visualizzazione dell'immagine della mappa con l'app Daddy, vabbè, questo non ci interessa a noi. Il nome del mapping G27 dovrebbe ora essere visualizzato correttamente. Questo qua in poche parole mi pare che sia un conflitto di tasti, ad esempio non so, c'era un problema, non riuscivi a usare bene dei tasti, quindi mi viene fuori un po' un casinamento su. Al miglioramento del suono penso sia magari il fatto che in multiplayer a volte ti veniva fuori che il mezzo era tutto a manetta, ma sentivi che il suono spariva e tornava, non so che cavolo avessero combinato. Vari miglioramenti, bilanciamento di gioco e correzioni per veicoli e gameplay. Questo qua non lo so, forse malintende quello che ho detto appena adesso o magari anche altre cose, ad esempio un'altra cosa. Col caricatore frontale capitava che rimanesse bloccato e sentivi sempre il suono quando tirava su e giù. Oppure anche la trebbia quando usavi l'operaio e restava il ciclino acceso. E basta, questo è finito, per adesso non c'è altro. Questa è tutta roba che riguarda la patch 1.2, quindi spero di aver detto tutto quanto fatto bene. E aspetta, spero che abbiano sistemato anche questa cosa qua, perché non so se avete sentito, quando la trebbia si accende, subito va a regime massimo, il che è una merdata secondo me, perché è veramente una schifezza. Spero abbiano sistemato anche questa cosa qua, magari con i suoni oppure con il bilanciamento del gioco e correzione dei veicoli. Che ci sono alcune cose che veramente mi fanno schifo. Erano meglio prima, ma le hanno tolte, rovinate, quindi boh, speriamo bene. Adesso allora andiamo qua, vedete qua, andiamo su download per scaricare l'aggiornamento, vedete, lo trovate qua di solito. O se no anche qua cliccate qui, fate così e vi si apre l'aggiornamento. Un attimo che magari mettiamoci così mi fuori meglio, sempre se si sbriga. Bene, ok. Adesso che ho fatto, vabbè, fate accetto i termini di contratto e licenza, avanti, installa. E lui piano piano si installa, qua penso sia un problema di Camtasia che mi rallenta un po' tutto, ma vabbè, non importa. Adesso aspettiamo che lui finisca di installare tutto quanto e vediamo poi cosa fare. Poi allora, finito di installarlo, visto che ha sistemato un po' di cose, ho letto vari nomi di trattori, attrezzi, eccetera, quindi penso abbia fatto un aggiornamento generico per tutto quanto, mezzi, attrezzi e mappa compresa. Speriamo che le cose abbiano sistemato per bene, perché sinceramente c'erano alcune cose, ad esempio in multiplayer, che erano abbastanza fastidiose. Come detto prima, c'era il sound degli attrezzi che intanto si buggava, il sound dei mezzi che intanto si buggava anche quello, sentivate che spariva, ricompariva il suono, insomma un casino della madonna.
Poi, ecco, un'altra cosa che mi sento di dirvi è che c'era anche i mezzi, ad esempio, che ogni tanto tendevano ad andare da soli in giro, cioè tu stavi fermo, loro cercavano di partire da soli, così a caso, tipo. Quindi stasera vedremo cosa è cambiato effettivamente con Marco nel server nostro, e poi vedremo tutto quanto che nella mia carriera, vedremo da parte, diciamo, Erba e tante altre cose. Non questa settimana qua, ma la prossima, perché l'altra puntata l'ho già fatta, che uscirà questo sabato, è stata veramente una rottura di balle, perché c'era da fare le bietole, ho fatto un macello. Poi il video è venuto fuori un po' una merda, quindi chiedete scusa, ma purtroppo vengono fuori bene e a volte male. Quindi spero di essere stato utile in questo video, spero di aver spiegato le cose per bene, ma li soccorso un po', chiedo scusa, ma diciamo che non è facile fare il tutto in tempi brevi, senza avere interruzioni o problemi vari di natura, impedimento nel parlare, tante altre cose. Se avete problemi chiedete pure qua nei commenti, vi aiuterò molto volentieri. E niente, continuate a seguirmi, continuate a seguire la mia serie, seguire gli altri scalmanati, e alla prossima mi raccomando, fate i bravi e ricordatevi sempre di controllare che avete, se avete gioco aggiornato, e soprattutto se avete mod che rompono le balle, in quel caso dovete toglierle, se no vi infora macello. Vediamo che le cose siano state sistemate a dovere finalmente, e poi vi farò sapere in altri video. Alla prossima, ciao ciao!